Eh beh, assolutamente, oggi è stato Venerdì Santo, un Venerdì Santo di passione e di attesa. E sicuramente si attendeva Conte, ma lo si attendeva già da ieri, a un certo punto si era detto alle 20 e 20, questo numero ormai cabalistico in cui appare Conte, poi alle 2, poi alle 3, poi alle 5. Infine, finalmente, alle 19:30 è apparso, come dicevi tu, Diego, il Presidente del Consiglio e aveva alcuni messaggi da dare alla nazione. Beh, prima di tutto, lockdown fino al 3 maggio, prorogato. Riapre qualcosa, riaprono le librerie. Bene, sono molto contento, le cartolibrerie, sono contento e sono contento anche che riaprano i negozi di abbigliamento per i bambini e i neonati. Poi ha detto. Bisogna procedere, bisogna cominciare a pensare a come sarà la fase 2 e quindi ha nominato un gruppo di lavoro, un gruppo di esperti, psicologi, sociologi, guidato da Vittorio Colao, grande manager internazionale. E poi altre affermazioni che ha fatto nell'introduzione della conferenza stampa, però parliamoci chiaro, i messaggi che lui voleva lanciare questa sera erano altri. Primo, ha tirato un paio di ceffoni socialmente distanziati ma ben assestati contro i capi dell'opposizione Salvini e Meloni, perché cos'è che potevi veramente dire a Salvini e Meloni che li faceva imbestialire? Li ha accusati sostanzialmente di essere anti-italiani, di tradire l'Italia. Ha detto: attenzione, se indebolite me, indebolite l'Italia, fate un cattivo servizio al paese. Ce l'aveva solo con Salvini e Meloni? Dalle voci raccolte sembrerebbe di no, anche se in conferenza stampa li ha citati esplicitamente, perché è stato un lungo pomeriggio di trattative nella maggioranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva. Era spuntata una proposta di patrimoniale firmata dal Partito Democratico, di cui poi Conte ha detto: io non so nulla. Era arrivato il no del Movimento 5 Stelle a usare il famoso MES, il Fondo Salva Stati, e c'era stata quindi una bella guerriglia interna. Infatti, gli altri ciffoni Conte li ha riservati all'Europa. Ha detto: quello che si è deciso ieri non è il punto di arrivo, è un primo passo. Inadeguato e insufficiente. E comunque l'Italia il MES non lo userà, il Fondo Salva Stati non lo userà e io, ha detto proprio nella parte finale, non firmerò nulla finché non avrete messo in campo strumenti adeguati a questa crisi. Insomma, un Presidente del Consiglio, come possiamo dire, scatenato? Che si è messo al centro della scena anche perché lui su questa vicenda, sia sull'emergenza sanitaria, ma io direi ancora di più su quello che arriverà dopo il 3 maggio, cioè l'emergenza economica e tutti i giochi politici che si stanno già riaprendo, lui si gioca tutta la sua carriera politica, i suoi anni futuri. D'altra parte, Venerdì Santo, tutta la Pasqua è un'attesa, tutta la Pasqua è un passaggio. Il passaggio più atteso da tutti gli italiani è quello dalla fase A alla fase B, quella in cui si può riaprire qualcosa, si possono ritornare a immaginare le antiche abitudini, anche se noi non sappiamo cosa succederà, non sappiamo quanto siamo cambiati in profondità. È la fase A e la fase B dell'Europa, appunto. C'è stato questo vertice dei ministri dell'economia e delle finanze che hanno deciso in sostanza che il Fondo Salva Stati sarà senza condizioni se quei soldi vengono utilizzati per le spese sanitarie, quindi per l'emergenza diretta. Ma certo, sull'emergenza economica il discorso è tutt'altro e l'emergenza sanitaria continua. Nelle ultime 24 ore 530 morti, sono 18.849 in Italia e quasi 150.000 i contagiati, ma per esempio in Francia oggi c'è una cifra altissima, i morti hanno superato i 900, il numero più alto dall'inizio della crisi e dell'emergenza. Il passaggio verso la ricerca delle responsabilità di quello che è accaduto nelle ultime settimane, in questi mesi. I giornali hanno cominciato a fare inchieste, a chiedersi perché non si è chiuso l'ospedale di Alzano Lombardo, perché non si è fatta la zona rossa a Bergamo. Cosa sta succedendo nel più albergo Trivulzio? Cosa sta succedendo nelle altre case di riposo? Il passaggio per tutti dal potere che decide di chiudere, quindi in fondo leva a ciascuno di noi la responsabilità, le scelte,
a quella fase in cui tutti saremo più responsabili e senza ordinanze, senza decreti, saremo responsabili dei nostri comportamenti. Il passaggio, ma questo è un sempreverde, non dipende dall'emergenza del coronavirus, il passaggio dalla cattiva politica alla buona politica. Fammi citare Diego, un personaggio che è nato oggi e quindi oggi compirebbe 100 anni, Nil degli Otti, era una ragazza della Costituente, dell'Assemblea Costituente, una ragazza della Costituzione ed è stata una donna di Stato, prima Presidente della Camera dei Deputati. Il passaggio a un'umanità più intensa. Piazza San Pietro è ancora vuota, anche questa sera, non c'è la Via Crucis che si fa intorno al Colosseo, ma la novità più grande è che le meditazioni le hanno scritte detenuti, educatori del carcere di Padova, famiglie delle vittime di quei detenuti e anche genitori. E insomma, è un circuito chiuso che non è chiuso per l'emergenza coronavirus, ma è sempre chiuso e che invece è aperto. Un'umanità più intensa in cui non ci sono vite inutili e vite utili. Abbiamo sentito tante volte dire in queste settimane gli anziani, quasi come dire, valgono di meno. No, non ci sono vite utili e vite inutili, così come non ci sono gesti inutili. Ci sono piccoli gesti, magari insignificanti, ma utili. Lo scrittore americano Jonathan Safran Foer me ne ha raccontato uno. Lui tutti i giorni a New York, nella New York martoriata in questi giorni, su una lavagna la mette fuori dalla porta e attacca una poesia. Quella dell'altro giorno si intitola «Devi celebrare il mondo mutilato». Infine, il passaggio più bello, l'ho seguito in queste settimane, l'abbiamo seguito tutti, Mattia è uscito dalla terapia intensiva, Mattia è guarito. È il passaggio di cui parla questo tempo, il passaggio dalla morte alla vita. Il sepolcro vuoto è un simbolo non solo religioso. E Pasqua è un passaggio, è la storia che comincia, quella del popolo ebraico, l'esodo dalla schiavitù alla liberazione. È il contrario dell'eterno ritorno, quello in cui non è possibile fare niente, non è possibile cambiare niente. Il passaggio ci parla dei cambiamenti, delle rivoluzioni, delle cadute, delle speranze, di tutti i passaggi, delle resurrezioni. La speranza che ci unisce tutti, la rinascita.